Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di vacanze. In particolare in questo video vi voglio parlare della Costa Azzurra, però vi anticipo già che potrei fare anche degli altri video sulla Francia, perché è un paese che io conosco molto bene. L'ho girata praticamente tutta, ci sono pochissimi luoghi in Francia che io ancora non ho visto e quindi conoscendola così bene ho pensato di condividere con voi le mie conoscenze, quello che io so, quello che io ho visto, perché magari può essere utile a chi vuole andare a fare una vacanza in Francia. Oggi partiamo con la Costa Azzurra, che è anche un luogo al quale io sono legata effettivamente, perché durante la mia infanzia ho passato lì parecchio del mio tempo, avevo anche dei parenti, quindi insomma è un luogo poi che mi ricorda veramente tantissime cose molto belle legate alla mia infanzia e essendo così legata proprio dal punto di vista affettivo alla Costa Azzurra, ho pensato di partire da qui. E volevo consigliarvi alcuni luoghi che secondo me meritano veramente di essere visti. Partiamo subito con una città che tutti conoscete, che sicuramente è molto famosa, ma che contiene al suo interno un luogo che probabilmente è meno conosciuto e meno famoso. Questo luogo è Monte Carlo, Monaco e Monte Carlo, li mettiamo insieme. Ma io non voglio consigliarvi l'itinerario classico, cioè quello legato al casinò, ai grandi palazzi lussuosi, al Palazzo del Principe, alla Città Vecchia, che sicuramente sono carini, suggestivi. Però io oggi voglio consigliarvi un luogo diverso, molto più suggestivo e molto più particolare, che è il giardino giapponese. Il giardino giapponese è proprio all'interno della città di Monte Carlo. È un giardino molto piccolo, però è tutto stile giapponese, quindi riprende proprio tutti i paesaggi giapponesi. Ci sono i laghetti classici giapponesi, la casa del tè, ci sono tutti gli scenari zen che ricordano molto il Giappone, ci sono i fiori giapponesi. Quindi è veramente un giardino piccolo ma bellissimo, molto suggestivo, soprattutto se vi piacciono le ambientazioni del Giappone, è veramente un luogo da vedere. Inoltre vi segnalo una cosa che a Monte Carlo è molto strana, però è così, l'ingresso è gratuito. Quindi nella città in cui tutto costa tantissimo, nella città mega lussuosa, in realtà questo giardino è gratuito, quindi assolutamente da vedere. È anche un luogo molto molto romantico, quindi va benissimo anche per le coppie ed è veramente un luogo che mi ha colpito tantissimo. Quindi questo è il primo luogo che io vi consiglio di andare a vedere. Poi vi consiglio Saint-Paul-de-Vence, che è un paesino arroccato, veramente molto molto carino. Ci sono delle botteghe artigiane, ci sono degli atelier di artisti, c'è la chiesa e la cappella che è stata dipinta da Matisse. Quindi è veramente molto particolare, un paesino piccolino, però veramente molto caratteristico e molto suggestivo. Sempre dello stesso genere è Grasse, che è un paesino forse meno bello rispetto a Saint-Paul-de-Vence, perché è forse un po' meno caratteristico, però comunque anche quello è carino, ma soprattutto è famoso se vi interessano i profumi, perché lì potrete visitare il Museo del Profumo e la Fabbrica del Profumo. Quindi vedere proprio tutto il processo di produzione del profumo, che è comunque una cosa molto interessante. Mi ricordo che io l'avevo vista quando ero piccola, quindi forse non avevo proprio l'interesse che avrei avuto magari adesso che sono adulta, ma anche se ero una bambina mi ricordo che comunque l'avevo trovata una cosa molto affascinante, quindi sicuramente una cosa che è da vedere se passate da quelle parti. Poi un altro paesino arroccato che vi consiglio di andare a vedere è Gassin. È veramente bellissimo, è suggestivo al massimo perché offre veramente degli scorci spettacolari, una splendida vista mare e ha le sue strade caratteristiche, ha dei fantastici ristoranti con delle terrazze che si affacciano direttamente sul mare e anche nel verde della campagna, perché comunque è un paesino arroccato, quindi potrete proprio vedere il contrasto tra campagna e mare, quindi è veramente molto particolare. Poi ci sono delle case completamente ricoperte di fiori, quindi è molto molto bello e vi consiglio anche questo di andare a vederlo. È un paesino che si trova vicino a Saint-Tropez e quindi se andate lì ovviamente non posso non consigliarvi Saint-Tropez. Saint-Tropez è famoso in tutto il mondo, quindi non ha certo bisogno della mia presentazione.
Però comunque ve lo segnalo perché ha uno splendido porticciolo con gli artisti che comunque dipingono lì direttamente vicino alle barche, quindi proprio l'immagine tipica di Saint-Tropez. Sono questi artisti che dipingono vicino al porticciolo e le case color pastello che sono alle loro spalle. Quindi è veramente molto bello. È bella anche la chiesa di Saint-Tropez, c'è una spiaggia molto molto piccola che però è carina, suggestiva, e vi segnalo anche se andate nella zona di Saint-Tropez, quindi in Costa Azzurra, di non perdervi assolutamente la torta tropeziana. La torta tropeziana è qualcosa di sublime, è una gioia per il palato. Quando vedrete questa torta potreste pensare che forse è troppo sostanziosa, ma in realtà, pur essendo una torta che si presenta molto alta, con uno strato di crema molto alto, è leggera come una nuvola, quindi vi assicuro che non è pesante, è leggerissima ed è buonissima. È una torta che riuscite a trovare solo nella zona di Saint-Tropez e in generale nel sud della Francia, forse fino alla Provenza riuscite a trovarla, ma poi se andate in là non la trovate più. Adesso può darsi che l'abbiano anche sdoganata magari in altre zone della Francia, ma solitamente si riesce a trovare nel sud della Francia. E io vi segnalo che c'è questa torta perché veramente merita di essere assaggiata. Inoltre, se andate a Saint-Tropez o comunque nei paesini vicini a Saint-Tropez, troverete proprio delle pasticcerie che vi vendono questa torta a fette, quindi non dovete per forza comprarla tutta perché ve la vendono anche a fette. Vedrete che c'è scritto la tarte tropezienne e sicuramente non vi pentirete di averla assaggiata. Un altro paese molto carino è Ramatuelle, che è arroccato, anche questo è molto caratteristico, molto suggestivo, ma a Ramatuelle vi segnalo la sua spiaggia più famosa, che è quella di L'Escalet. È una spiaggia molto naturalistica, molto bella, con la sabbia bianca, l'acqua cristallina, potete fare delle escursioni a piedi, raggiungere delle calette che offrono veramente degli scorci molto caratteristici, molto belli, e per arrivare in questa spiaggia potete attraversare un canneto che è molto molto particolare, molto carino, e che vi regalerà comunque una passeggiata nella natura che vi farà poi arrivare direttamente sul mare, sulla spiaggia. Quindi anche questo io vi consiglio di andare a vederlo perché è veramente un luogo molto suggestivo e particolare. Sempre rimanendo in tema di natura, di luoghi naturalistici, vi consiglio di andare assolutamente a vedere le gole del Verdon. Le gole del Verdon sono qualcosa di spettacolare, è un canyon, quindi il Verdon è un fiume e praticamente ci sono queste rocce altissime, quindi si sono formati questi canyon che sono qualcosa di splendido. È un giro che potete fare in macchina, potete fare anche delle escursioni a piedi, potete farlo anche con la barca, insomma come volete, ma andate a vederlo perché è qualcosa di splendido. Inoltre c'è anche un lago con una sua spiaggetta, quindi se volete potete anche fermarvi appunto in riva al lago e prendere il sole, ma è veramente un luogo naturalistico che merita davvero di essere visto. E restando sempre in tema di luoghi naturalistici, vi consiglio anche il massiccio di L'Esterel. È molto particolare perché ha delle rocce vulcaniche di colore rosso, è un rosso veramente molto acceso, quindi è molto particolare. E anche qui potete sia girare in macchina, quindi fare il giro del massiccio dell'Esterel con la macchina, oppure fare delle escursioni a piedi che sono veramente molto caratteristiche perché si affacciano sul mare e voi attraverserete questi sentieri completamente rossi. Quindi è veramente un luogo molto molto bello e molto particolare. Vi consiglio però, se andate a fare l'escursione sull'Esterel, di portarvi delle scarpe da montagna, perché comunque lì il terreno è più da montagna che da mare, quindi insomma vi sconsiglio di andarci con le ciabatte da mare, attrezzatevi con delle scarpe adeguate per fare trekking, ma è veramente un luogo che merita davvero. Poi vi consiglio di andare a vedere la spiaggia dell'Isola d'Oro, che è veramente una spiaggia molto particolare, intanto perché vedete appunto la torretta dell'Isola d'Oro di fronte, e poi è particolare questa spiaggia perché ha praticamente dei sassi che sono stati messi uno sopra l'altro per andare a formare delle sculture, quindi è una spiaggia un po' particolare, ha dei ciottoli abbastanza grossi, però voi troverete appunto strada facendo tutte queste sculture particolari.
particolari fatte con le pietre. E questa spiaggia si trova vicino a San Rafael, quindi sempre in Costa Azzurra. Per finire vi segnalo due isole che sono veramente molto belle, una è Porquerolles e una è Portcross. Porquerolles è più grossa, quindi potete girarla magari in bicicletta, potete comunque vedere molte più cose perché è più grande, quindi potete visitare la cittadina che è direttamente sul porticciolo, potete fare delle escursioni a piedi, potete vedere delle calette veramente particolari e suggestive, proprio a livello naturalistico offre davvero tanto. E Portcross è invece un'isoletta molto più piccola che potete girare soltanto a piedi, è un pochino più selvaggia e molto più naturalistica, quindi va bene se volete più che altro qualcosa a contatto con la natura, mentre Porquerolles ha un minimo, diciamo, di paese e quindi diciamo che è un pochino più vissuta, trovate anche dei negozi, insomma, è un pochino diversa. Invece Portcross è molto molto naturalistica, ma veramente merita perché offre degli scorci davvero belli. Questi sono solo alcuni dei luoghi che voi potete vedere in Costa Azzurra, perché avrei potuto nominarne tantissimi altri che non ho nominato anche per ragioni di tempo, perché non posso fare un video lungo 2 ore. Però comunque ci sono tantissimi altri luoghi che voi potete scoprire ed esplorare in Costa Azzurra. Io ho nominato quelli che a mio avviso meritano davvero di essere visti, che sono secondo me più belli, più caratteristici, ma ce ne sono tanti altri. Fatemi sapere nei commenti se siete mai stati in Costa Azzurra, se avete visto i luoghi che ho nominato. Io spero di esservi stata in qualche modo utile, di avervi dato dei consigli, dei suggerimenti che magari possono esservi utili per le vostre vacanze. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.